Buonasera, monsieur. Mio Dio, sei orrenda. Quanto vuoi? Un franco. Vuoi scherzare? 50 soldi. 50 soldi? 50 soldi per fottere uno scheletro? Non hai una goccia di sangue nelle vene. Mademoiselle, che ne dici di un soldo? Un soldo ce l'ho. Un soldino da spendere per te. Ma prima fammi dare un po' di colore alle tue poppe. Qualcosa da bere? Forza, bevi! Ti è piaciuto? Lo sta vedendo! Sta ferma! Signore, disturbano l'ordine pubblico, posso? Me ne occupo personalmente. Adesso basta! Non è stata colpa mia, l'ho cominciata loro! Andate a casa! Sbrigatevi! Via, andiamo! Capitano, mi avete chiesto di riferirvi se esagerava. Beh, ho tenuto abbastanza la bocca chiusa. Portatela in prigione. Avrete 6 mesi. 6 mesi? E la mia Cosette? Che ne sarà di lei? Chi è Cosette? Mia figlia! Se non manderò loro dei soldi, i Thénardier la sbatteranno fuori. Vostra figlia è qui, Avigo? No, monsieur. Allora non mi interessa. Ispettore, vi prego, ascoltate la mia versione. So di aver colpito quell'uomo, so di aver sbagliato. Ma che diritto aveva di infilarmi la neve nel vestito, soprattutto quando è l'unico che ho e mi serve per lavorare? Mi dispiace. Non voglio disculparmi. Non succederà più. Ispettore, vi prego. Abbiate pietà. D'accordo. Ho ascoltato la vostra versione. Ma avrete lo stesso 6 mesi. Neanche il fuoco dell'inferno vi farà cambiare idea. Un momento, ispettore. Monsieur? Siete stato voi, mi avete licenziato, è colpa vostra! Maledetta puttana, vieni qui! Sta fermo. Lasciatela andare! Cosa? Ora vi spiego, ispettore. Stavo attraversando la piazza quando l'avete arrestata. E le persone che erano lì mi hanno detto che la colpa era degli uomini che l'hanno aggredita. In realtà è loro che dovreste arrestare. E ora che sapete come si è svolto il fatto, voglio che la rilasciate. Ha detto che posso andare. Lui è il sindaco, no? Allora io vado. Non voglio creare problemi a nessuno. Sergente, non lasciatela andare! L'ho detto io. Sono l'autorità giudiziaria superiore qui a Vigon. E io dico che è innocente. Vi ha sputato in faccia. La perdono. Era sconvolta. Vi ha insultato. Vi ha offeso davanti ai miei uomini. La cosa non vi riguarda, ispettore. No, signore, vi sbagliate. Voi siete il simbolo dell'ordine, della moralità, del governo, dell'intera società. Non avete il diritto di perdonarla, ci ha offeso tutti. Non avete il potere di fermare la giustizia. Ho questo potere, ispettore. Vi rammento gli articoli 9, 11, 12 del codice penale. Sergente, lasciatela andare. Non posso permetterlo. Ero presente, ha aggredito un uomo. Sta a me decidere, è libera. Non sarà libera finché ci sarò io. In tal caso, in base all'articolo 66, siete sollevato dal comando fino a domattina. Potete andare, ispettore, andate. Subito. Siete libera. Acqua! Acqua!